sono giornate emozionanti perché siamo immersi nella bellezza di Portofino e circondati dalla musica e da cantanti provenienti da tutto il mondo di altissima qualità. Assolutamente, stiamo già vedendo proprio quello che è il vostro video promozionale, insomma domenica una produzione di Primo Canale per raccontare proprio il momento conclusivo, ma possiamo dare un po' delle informazioni di quanti sono i concorrenti in gara, da dove arrivano, che età hanno? Abbiamo ricevuto quasi 300 iscrizioni quest'anno e provengono da quasi 50 paesi diversi. Hanno un'età inferiore ai 30 anni, quindi sono giovanissimi, ma sono assolutamente i cantanti giovani più bravi al mondo. E hanno superato prima una preselezione attraverso i video e sono arrivati in 80 a Portofino. Stiamo ascoltando in questi giorni tutti i cantanti, grazie al lavoro della giuria, e di questi 80, 25 passeranno in semifinale e 10 passeranno in finale. E questa finale avverrà prima una finale tecnica al Teatro di Camogli venerdì alle 4:30 e poi ci sarà il concerto conclusivo con premiazione in piazza Portofino domenica alle ore 21 con la partecipazione dell'orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova diretta dal maestro Enrico Fagone che viene da una nomination ai Grammy Award e con la partecipazione speciale, oltre ai nostri finalisti, chiaramente, di Simon Zu, che è il vincitore del premio Paganini. Quindi si preannuncia una serata piena di emozioni e di bellezza. Tutto si potrà vedere su Primo Canale, ma tutto questo è possibile anche grazie ad una giuria d'eccezione. La giuria è sicuramente uno dei nostri punti di forza straordinari perché nella giuria di Clip ci sono solo sovrintendenti e direttori artistici e casting director dei più importanti teatri del mondo, dalla Scala di Milano con il presidente Dominique Meyer, alla Monet di Bruxelles, al Metropolitan di New York e quindi nel Regio di Torino, insomma tutti dei teatri di altissimo livello. E la cosa straordinaria è che poi al termine del concorso, i concorrenti oltre a ricevere degli importanti premi in denaro ricevono dei contratti da parte di questi teatri e quindi veramente Clip è un ponte unico tra il concorso, tra un'audizione e il palcoscenico. Basti pensare che nelle ultime stagioni alla Scala abbiamo avuto 10-15 concorrenti di Clip che sono stati inseriti nelle opere, nei ruoli più importanti.